La medicina di precisione nel tumore polmonare nel 2020 si occupa profondamente del link tra oncologo medico e anatomopatologo. Come sarà esemplificativo questo caso clinico che brevemente vado ad esporre per la parte che mi compete. Una donna di 43 anni, affetta da emottisi come primo sintomo, viene in ambulatorio circa un anno fa. È una signora giovane, appunto, non ha comorbidità ed è in buone condizioni generali. Al di là dell'emottisi, non presenta altri segni e sintomi di malattia. Rapidamente facciamo un workup da un punto di vista strumentale e si riconosce un nodulo polmonare principale, che si accompagna ad altri micronoduli satellite bilateralmente polmonare e la presenza di una infiltrazione del bronco principale. In questo senso si opera una biopsia bronchiale e si scopre che la signora è affetta da un adenocarcinoma con un fenotipo cellule ad anello concastone. Partono tutta una serie di valutazioni da un punto di vista biomolecolare che verranno poi approfondite dal professor Pagni, con un risultato abbastanza interessante che viene dibattuto nel caso clinico, piuttosto controverso sulla positività di ALK. Partendo sempre dal presupposto che questa paziente risulterà ALK positiva e poi vedremo quale è stato effettivamente il percorso, si parte per lei con un trattamento di prima linea con alectinib, la dose standard, che inizia nel giugno del 2019 e che porta a una remissione parziale in soli 3 mesi di trattamento, che viene mantenuta fino ad oggi, quando nel giugno del 2020 la risposta è pressoché completa. A questo punto decidiamo di fare un trattamento di consolidamento che dovrebbe portare ulteriormente a una stabilizzazione del quadro e a una maggiore speranza di rallentamento di progressione. Il caso clinico di per sé è lineare, ma ha degli spunti sicuramente di interesse. Il primo fra tutti è quello che alectinib ha dimostrato anche molto recentemente a un follow-up superiore ai 48 mesi di essere la scelta vincente in questa categoria di pazienti, con una probabilità di sopravvivenza a 5 anni del 65%. Il secondo punto è la scelta di un trattamento di consolidamento dopo l'ottenimento della massima risposta possibile. Diversi sono gli studi clinici che ci fanno vedere come il rallentamento del progression free survival si dovrebbe tradurre in questa popolazione oncogene addicted anche in un incremento del median overall survival. L'altro punto, che verrà dibattuto in maniera più precisa dal professor Pagni, è che oggi come oggi, per poter avere la determinazione non solo di ALK, avremo bisogno di un test che possa andare a valutare più geni contemporaneamente. La Next Generation Sequencing è sicuramente l'arma del presente e del futuro. Sappiamo infatti che circa l'86% dei pazienti che possono ricevere questo tipo di determinazione presenta la possibilità di rivedere tutto quello che è il panel biomolecolare preciso. Per gli altri, il failure, da un certo punto di vista, è molto più evidente. L'intervento in campo da parte del patologo nel caso clinico esposto dal dottor Cortinovis è particolarmente fortunato in questo caso per varie ragioni. Prima di tutto per la scelta del clinico di aggredire un'adenopatia laterocervicale con una presa biopsica generosa con una linfadenectomia. Questo è un primo punto, una prima scelta cruciale, la scelta di che cosa biopsiare, di che tipo di campione privilegiare nel momento in cui dobbiamo andare a fare una caratterizzazione molecolare di un non-small cell lung cancer, è uno dei punti più dibattuti e più cruciali. E in questo caso, in casi analoghi, la scelta deve assolutamente favorire l'ottenimento di un campione il più possibile generoso. In questo caso abbiamo una linfadenectomia, come vedete nelle immagini istologiche, vi è una linfoghiandola escissa in toto e sostituita, sovvertita da un clone neoplastico di adenocarcinoma con aspetti Signet Ring. Questo vuol dire che a disposizione di fatto dell'oncologo vi è un tesoro, un campione biologico, mi passate il termine, diciamo non esauribile. E quindi con questo tipo di campione che rappresenta un po' un gold standard teorico, il patologo è in grado di fornire all'oncologo oggi nel 2020 tutte le informazioni necessarie per una profilazione molecolare di precisione.
Infatti, nel caso in oggetto, non solo viene caratterizzata la neoplasia per il gene ALK, ma viene anche, ad esempio, eseguita la caratterizzazione per lo stato di PD-L1, che fra l'altro risulta overespresso nella neoplasia, introducendo quindi possibili scenari futuri di bridging fra gli stati mutazionali e i profili predittivi di responsività all'immunoterapia. Nel caso in oggetto, però, nonostante a fronte quindi di un campione ottimale, e noi sappiamo che molto spesso non è così nella storia clinica dei non small cell lung cancer, spesso si arriva ad avere una diagnosi su campioni parcellari, microbiotici o addirittura citologici, eppure l'expertise della comunità dei patologi ha raggiunto un tale livello di complessità di precisione per cui si riesce in molti di questi casi comunque a fornire un buon numero di informazioni ai nostri clinici. Eppure in questo caso, nonostante a fronte di questa ottima scelta di fornirci di un campione molto ricco, il test per ALK immunoistochimico, che è il test di triage che tutti i laboratori performano come prima reflex test alla diagnosi, risulta negativo. Negli anni i patologi hanno sviluppato degli anticorpi molto sensibili, imparando la lezione dai linfomi anaplastici e switchando poi su dei cloni dedicati al non small cell lung cancer, ma a fronte dell'utilizzo di un clone ad alta sensibilità, il caso su due piattaforme commercialmente disponibili, che sono la piattaforma Ventana e la piattaforma Dako, risulta negativo. Cosa ci insegna questo caso clinico? Che quando ci sono delle spie morfologiche, ad esempio in questo caso una morfologia signet ring, il patologo non deve arrendersi. E quindi che forse la morfologia ancora deve essere integrata in maniera importante con la profilazione molecolare dei tumori. E che quindi anche gli scenari futuri di integrazione della liquid biopsy dovranno tenere sempre in conto, se non una classificazione istogenetica, comunque alcune spie predittive di eventuali pathway coinvolti sulla base di dettagli istologici classici. Nel caso in oggetto, non ci siamo arresi davanti alla negatività immunoistochimica e davanti ad una morfologia signet ring, sapendo che questa è associata spesso a un coinvolgimento del pathway del gene ALK, abbiamo approfondito, arruolando il paziente all'interno di un trial clinico che prevedeva lo studio tramite profilazione di NGS per il gene ALK, e approfondendo il test con la FISH su tessuto per il gene ALK. Entrambi questi esami hanno dato esito positivo, confermando quello che era soltanto una spia morfologica e quindi dando un bel esempio nella discussione epicritica finale della complessità dei diagnostic tools che sono disponibili nel nostro laboratorio. Chimica, microbiologia molecolare attraverso pannelli di NGS, FISH classica, che devono essere integrati, devono essere a disposizione di un hub che voglia fare patologia molecolare oncologica in ambito di non small cell lung cancer e intercambiabili e sempre guidati dallo spirito critico del patologo che può scegliere una strada o l'altra sulla base di un sospetto legato alla sua esperienza e al suo essere dedicato alla patologia polmonare.